È stata una festa di fine anno, il risultato di un'esperienza di una stagione in vasca iniziata a settembre, frutto di divertimento, gioia, ma anche fatica e voglia di migliorarsi e di crescere. È con questo spirito di allegria e spensieratezza che sabato scorso l'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuoto Fanum Fortune ha voluto festeggiare e concludere il 2022 organizzando un evento, il Saggio di Natale. È un'occasione per noi per salutarci prima delle vacanze di Natale. I bambini fanno vedere quello che hanno imparato durante questi mesi di scuola nuoto. L'idea del saggio ci è venuto da un nuovo tipo di didattica che abbiamo voluto applicare da quest'anno. E molto più incentrata sull'apprendimento motorio, sul movimento, piuttosto che alle semplici tra virgolette attività acquatiche. Quindi abbiamo preparato dei percorsi da fare a corpo libero, ovviamente con dei percorsi anche in acqua. In questo momento a fare il saggio, siccome ci siamo scaglionati in base all'età, abbiamo i ragazzi disabili che fanno le lezioni private con i nostri istruttori. Gli abbiamo dedicato un piccolo spazio perché loro vengono sempre molto contenti. E dopo di loro avremo i bambini invece del primo e del secondo livello, che sono bambini all'incirca tra i 5 e gli 8 anni, e faranno vedere a loro volta un percorso motorio all'esterno e poi una vasca facendo vedere lo stile libero, il dorso, i galleggiamenti, gli scivolamenti, tutto quello che imparano alla scuola nuoto tutti i giorni. Verranno dati anche dei premi? Sì, da quest'anno abbiamo inserito questa nuova metodica nel premiare i bambini. Abbiamo allestito 10 livelli, ogni livello è composto dalle competenze da raggiungere e i bambini del primo e secondo livello appunto verranno premiati con un piccolo pezzo di cartone tondo dove applicheranno i loro livelli. Primo e secondo livello applicheranno i primi due livellini, se poi continueranno a venire negli anni alla nostra scuola nuoto avranno il terzo, il quarto, fino magari un giorno arrivare al nono. Più tardi, verso le 4:30-5, avremo i ragazzi del settimo, ottavo e nono livello. Loro fanno già la scuola nuoto da molti anni e sono arrivati ad avere tutte le competenze necessarie per poi intraprendere un lavoro che potrebbe essere anche quello del bagnino oppure dell'istruttore di nuoto. Ci teniamo tanto anche al salvamento, quest'anno abbiamo inserito tantissimi elementi di salvamento, essendo che in Italia abbiamo chilometri e chilometri di costa e noi abitiamo tra l'altro al mare, e quindi all'interno della nostra scuola nuoto abbiamo inserito questi elementi di salvamento per fare in modo che i bambini fin da piccoli vengano educati alla sicurezza in acqua ed aiutare in caso di pericolo se si trovano insomma in questa situazione. Noi da quest'anno collaboriamo anche con la Fanno Più Sport, insegniamo a nuotare anche a qualche ragazzo della loro società, ma soprattutto i loro master si sono uniti ai nostri, abbiamo una squadra master che sarebbe il nuoto amatoriale degli adulti, molto molto grande, mi sa che abbiamo quasi 45-50 tesserati come squadra master, dove ce la Fanno Più Sport. E quest'anno ci stiamo impegnando tanto anche perché ormai l'impianto nuovo è pronto, vogliamo far vedere che insomma siamo al passo con i tempi, abbiamo modernizzato la scuola nuoto, stiamo collaborando con le altre società e a noi ci piace sognare aspettando questo nuovo impianto. Presente anche l'assessore del comune di Fano, Barbara Brunori, che ha espresso soddisfazione ed orgoglio per il pomeriggio trascorso, perché nello sport si cresce e si impara a vivere, ed ha aggiunto: se i sogni sono desideri e si avverano solo nelle favole, presto si avvereranno anche in città, con l'apertura della nuova piscina per i primi mesi dell'anno. To save me from tears, or give it to someone special.